Giulia Salemi furibonda con la madre Fariba, non ti voglio più sentire. GF VIP, messaggio rancoroso di Giulia alla madre dopo l'uscita dal reality, mentre Fariba accusa la produzione. Riccardo Signoretti, ieri ospite a Pomeriggio 5, ha svelato un retroscena riguardante Giulia Salemi e sua madre Fariba Teherani, accaduto subito dopo l'eliminazione della giovane italo-persiana nella puntata di lunedì sera del Grande Fratello VIP. Secondo quanto riportato dal direttore di Nuovo e confermato anche da Martina Amdi, pare che la Salemi, subito dopo il termine della diretta del 3 dicembre, abbia inviato un SMS rancoroso alla madre, attribuendole di fatto la responsabilità della sua uscita dal reality condotto da Ilary Blasi. Intanto la madre ha attaccato duramente gli autori e la produzione del Grande Fratello VIP, video, Rei a suo dire di aver voluto far fuori la figlia. GF VIP, la Salemi furibonda con la madre, esci dalla mia vita, non ti voglio più sentire. Secondo quanto riportato dal direttore di Nuovo, ci sarebbe stata una lite furiosa tra Giulia e la madre Fariba, video virgola al termine della diretta di lunedì scorso, con l'eliminazione della giovane italo-persiana mandata al televoto diretto dalla produzione, a seguito di un provvedimento disciplinare. Sanzione che, come tutti ricorderanno, è stata comminata alla concorrente dopo un dialogo condotto in lingua araba, e quindi non comprensibile né dal pubblico né dalla produzione, avvenuto tra madre e figlia durante la puntata del 26 novembre scorso. Stando alle rivelazioni di Signoretti, la Salemi avrebbe inviato un messaggio alla mamma scrivendole, esci dalla mia vita, non ti voglio più sentire. Anche l'ex concorrente Martina Amdi conferma il fatto che Giulia sia arrabbiatissima con la madre, dopo che la Salemi aveva espressamente chiesto a Fariba di non intromettersi e di farle vivere l'esperienza del Grande Fratello VIP in tranquillità. Fariba si scaglia contro gli autori del Grande Fratello VIP. Dopo l'eliminazione della figlia dal reality condotto da Ilary Blasi, avvenuta a un passo dalla finale, Fariba si è scagliata contro la produzione del GF VIP, accusando gli autori di aver voluto far fuori la figlia. Tramite due Instagram Stories, pubblicate al termine della semifinale, la Teherani ha accusato pesantemente la produzione del reality show affermando di essersi sentita strumentalizzata e di essere stata utilizzata per fare scoop e aumentare lo share, sostenendo tra le altre cose che gli autori le abbiano fatto firmare la liberatoria senza farle leggere il regolamento. Parole dure quelle di Fariba che però non tolgono il fatto che Giulia Salemi sia stata eliminata per volere del pubblico, uscendo sconfitta dal televoto contro Stefano Sala,